importante sentenza, l'11 febbraio del 2013, ci fu una parola di verità sentenziata dal Tribunale della Repubblica Italiana rispetto a una grande inchiesta, ASPO, che fu anche denominata come nome non esattamente di riguardo. Il nome ASPO fu scelto per dare l'idea delle pulizie di casa, come se nella città, nel comune che ospitava il tribunale, la procura, si dovesse rimuovere qualcosa di sporco che si era insidiato, si era costituito. La sentenza assolse da decine di capi di alcuni accusa il sindaco, che non era più sindaco della città, e tutta una serie di dirigenti e funzionari del comune, quindi tutto il castello accusatorio si intitolò come un castello appunto di carne. Non era cominciato così, perché quasi 20 anni fa, poi forse avremo modo a maggio, credo, di ricordare i 20 anni, da una grande, si sarebbe detto una volta, una grande vittoria democratica, con cui per la prima volta, da quando c'erano le elezioni dirette dei sindaci, il centro-sinistra a Pescara, con Luciano D'Alfonso, dopo l'elezione di Mario Colevecchio, che salutiamo, diversa nel senso che l'elezione di Mario Colevecchio, che poi quella fu fortunata effettuata da un cammino amministrativo incomprensibile per chiunque, era anteriore alla nascita politica del centro-sinistra in Italia, che nacque con Prodi, con Ugo, del 95 e 96, solo per questa ragione, perché diciamo questi sono un po' le antichie della politica, è una formula diversa, ma dopo un lungo inverno decennale di governo della destra in questa città, ci fu questa grande vittoria popolare, una vittoria ottenuta al secondo turno su un sindaco giovane, scattante, dinamico, ma soprattutto ciò che fece la differenza furono i 5 anni successivi. 5 anni di grande cambiamento, di grande trasformazione della città, la fase molto probabilmente più dinamica che si saldava alla storia novecentesca di Pescara. Pescara, dopo Torino, è stata la città che soprattutto nel secondo novecento maggiormente ha conosciuto un grande fattore di trasformazione, di dinamismo, che poi verso la fine degli anni Ottanta si era come fermato. Tra il 2003 e il 2008 Pescara conobbe una grande trasformazione e sembrava riprendere a muoversi lungo tutti i principali assi identitari e anche relazionali, tradizionali di questa città, a partire appunto dalle infrastrutture, dalle connessioni, dalle relazioni, dalla trasformazione umana, dalla puntuale risoluzione amministrativa dei nodi problematici che avevano riguardato questa città. I numeri erano numeri imponenti, più di 550 interventi progettati, finanziati, realizzati, l'avvio ed in molti casi anche la soluzione di tutti i grandi ex della città. Questa era la città degli ex risolti. Una cerimonia emblematica sicuramente fu quella della riunificazione dei comparti della Pineta, una grande riqualificazione di tutta quell'area fondamentale della città, e poi nel 2007 la riconsegna alla città dell'Aula con 3 grandi giornate con cui Pescara tornava a rivivere quello spazio che sembrava destinato quasi all'abbandono. Ma 5 anni vissuti intensamente, per cui questo è una delle cose che avete anche quasi vissuti pericolosamente, nel senso di un attivismo, di un dinamismo che facevano parlare anche di un sindaco per il quale non era tanto importante la forma della cosa da seguire, non era
sottolineatura del rischio da evitare, ma la cosa fondamentale era dare una risposta ai problemi, sia quelli che rilevava la classe dirigente che c'era, ma anche e soprattutto quei problemi che venivano raccolti ascoltando la cittadinanza. Oggi c'è una sala molto piena di persone, che ringraziamo, ma più o meno questo accadeva quasi tutti i sabati, quando una massa anche doppia di persone si riversava per stare in questo comune per venire a parlare, a rappresentare problemi di varia natura, ma anche nel giro della città. Io ricordo ad esempio nel 2004 che il sindaco mise la giunta comunale su un pullman e si andò per i coni di Pescara alla ricerca delle cose che non andavano, e da quella gita, potremmo dire così, nacque la soluzione, ad esempio, al fatto inimmaginabile che ci fossero delle zone dei colli che non erano collegate con il sistema fognario e anche con molti altri servizi essenziali, casa, appunto la rete dei casi, ma tante questioni. Questa sera vogliamo parlare sia di cosa ha originato quel grande fermo, quel grande arresto di un processo in atto, e su questo mi andranno a fare domande a Luciano, certo così, e a Cartiponi, ma anche su quali fossero le iniziative di trasformazione della città che erano in atto e che sostanzialmente allora si fermarono, a cosa succede oggi e a quello che è necessario perché questa città, questa nostra città, possa riprendere il suo cammino di sviluppo e di futuro. E a questo proposito darei subito la parola a Gianluca Fusilli, sia il microfono, sia come credo che sia, per la sua domanda. Grazie. Ricomincia l'intrapresa politica che voi sapete ci sta a cuore.
Come mai abbiamo vinto nel 2003? Perché tutto deve partire da questa domanda. Ho apprezzato molto quando Presutti ha ricordato che prima di noi aveva vinto, e anche allora, con una cordata di meraviglia, di stupore, di contrarianti, anche Mario Collevecchio patì una sorte che può essere associata attraverso la categoria dell'interruzione. Mi ricordo, ero un giovane amministratore di provincia e quando mi chiedevano a Lettone Pelo: ma che è successo a Pescara? Una questione riguardante il colore dei calzini dei guardialine ha fatto cadere l'amministratore cittadino. Mi ricordo il povero Valdo Nepa, Camillo D'Angelo di sicuro sa di chi sto parlando, Valdo Nepa, che con la sua involontaria inconferenza generò la caduta di un'amministrazione per l'ingrandimento di quel valore. Poi il diritto amministrativo è evoluto, qui c'è un autorevole amministrativista, sa che è comparso il soccorso istruttorio, forse anche un possibile perfezionamento a valle, però fatto si è che l'amministrazione della città di Pescara, vedo anche Donato Rezzetti che è stato assessore in quella giunta del 93, cessò per una questione dei colori, dei calzini, dei guardialini. Poi siamo arrivati al 2003, incamerando tutto uno sforzo culturale dell'ambientalismo, del mondo di centrosinistra, delle generosità che dai quartieri ponevano questioni alla macchina del potere comunale. Mi ricordo le donne di centrosinistra che stabilirono una graduatoria di emergenze a partire dagli spazi verdi da riprendere e restituire ai bambini. Noi di lì partimmo con quella consapevolezza di fare 40 parchi, giardini a favore della vita del futuro. Bene, quella comunità di centrosinistra donò ad una classe dirigente che non aveva voti apparentemente, ma che aveva una esatta lettura delle priorità. Tutti pensavano che nel 2003 dovesse vincere un'altra offerta politica. Tutti pensavano che dovesse vincere la conferma del quadro uscente della giunta del gentiluomo Carlo Pace, mettiamola così, e non è soltanto un riconoscimento perché adesso non si trova nella valle degli uomini viventi, ma in un'altra vallata della pace eterna. Era un gentiluomo con una dirittura di amministrazione, di decisione amministrativa, e si riteneva che chi si candidava appena dopo di lui, interpretando la continuità, potesse essere sufficiente per vincere. Si arrivò ad una candidatura unitaria di tutto il centro-sinistra, andammo a questa battaglia della fine della primavera del 2003 e mi ricordo la differenza tra la nostra offerta politica come sindaco in coalizione e l'offerta degli altri. Già lì è accaduto un fatto inaspettato. Mi ricordo le prenotazioni ministeriali che c'erano su Pescara da parte di figure autorevoli del Parlamento Nazionale di centrodestra: Mario, Donato, Camillo, Antonio Dandolo, Blasioni, amici che siete qui. Pescara aveva una prenotazione, non so se autorizzata, che uno della destra pescarese, se avesse vinto il centrodestra di Pescara nel 2003, poteva concorrere ad un ruolo nazionale. Vi ricordate la stagione dei Sacci, del Cadore, della proposta di legge per far rientrare Casa Savoia? Le grandi questioni di Pescara e dell'Italia coincidevano con il rientro di Casa Savoia a Pescara, per Pescara in Italia. Noi vincemmo facendo che cosa? Avendo una grammatica molto netta delle priorità di Pescara. Io mi ricordo da Walter Victor Matteucci a Piero Ferretti, da Gianni Melilla a tutta la CGL, la CISL e la UIL, che ci aiutavano a capire le priorità di questa città, le battaglie anche di una sinistra radicale sulla tutela delle aree fragili a rischio idrogeologico della nostra città, il verde posto dalle mamme di questa città, il tema degli alberi, il tema della manutenzione di questi alberi. Una città resa gruviera nei suoi 386 chilometri di strade.
nonostante che soltanto 4 anni prima fossero stati spesi 18 miliardi di lire per rifare le strade. Cioè 4 anni dopo la spesa di 18 miliardi di lire per rifare gli asfalti, Pescara aveva un sistema viale di 386 km di strade pieno di buche che facevano gli interessi, e non solo gli interessi, di alcune soggettività assicurative. Mi ricordo la scoperta di 6.186 famiglie senza l'allaccio del gas. Mi ricordo un curioso appalto che per allacciare all'acqua dell'offerta cittadina bisognava pagare un obolo di 750 euro. Io frequento la fabbrica di San Pietro, che è una realtà esistente, giuridica, religiosa e teologica, mai sono arrivati a pretendere 750 euro di accesso neanche per andare in paradiso. A Pescara, per avere l'allaccio alla rete principale, bisognava pagare, a prescindere da tutto, 750 euro, soltanto l'allaccio, per una curiosissima gara d'appalto, curiosissimamente capitata in tale, curiosissimamente priva di ogni sorta di vigilanza. Noi offrimmo una modalità di fare classi dirigenti segnata dall'immediatezza, dalla consapevolezza delle priorità e da una grande volontà di portare con noi il cambiamento dello stato delle cose. Questo produsse risentimento, produsse rabbia, produsse una capacità di progettazione nel sottosuolo, negli scantinati, nei garage. Io oggi vi volevo proporre una rappresentazione teatrale, però diciamo la comunità dei saggi della mia realtà di appartenenza mi ha detto non arrivare a tanto, perché io ho chiaro in mente come hanno messo in piedi il meccanismo, il ruolo di un autista formidabile, il ruolo di un ex senatore. Ho in mente chiaramente anche i dosaggi, gli stordimenti e gli intondimenti, gli ingrandimenti di realtà quando la realtà meritava una lettura neutrale, e poi la ideologizzazione di alcune scelte. Voi potete immaginare quale rilettura millimetrica ho rifatto di tutto. Un giorno incontrai uno di questi protagonisti e mi disse: io non sopporto la tua idea di città, sei troppo ambizioso per i miei gusti. Ti candidi, perché devi lavorare in nome del contratto con lo Stato in ragione delle forze dell'ordine e devi viziare e virare da un contratto con lo Stato per cercare di fare un vizio in una battaglia politica? Ti candidi e vediamo quale delle tue idee di città viene preferita. Certo, mi meraviglio molto quando con 553 interventi, con 11 sindaci candidati contro di noi e contro di me, ricandidati al secondo turno, vincemmo la seconda volta nel 2008, vincemmo praticamente con un monocolore, il 51%, e incontrai due persone che mi anticiparono come un oracolo di Delfi. Uno mi disse: fra 9 mesi finirai, e aveva una legittimazione lavorativa giornalistica. Se vi incuriosisce vi posso dire anche chi è. Lo volete sapere? Sì. Flavio Concini, persona autorevolissima, l'aveva raccolto, ovviamente, l'aveva raccolto, non è che lei ha avuto un ruolo di proposta. Lei si era informata, perché io le avevo anche chiesto se voleva venire a lavorare con me, che è brava, attiva, dinamica, quotidianamente prodiga, e un po' passione, riverenza per chi lavora in ogni istante della giornata. Infatti non è il caso, tanto mi è stato detto che durerà 9 mesi la tua amministrazione. E poi ci fu un'altra figura, diciamo con il ruolo dello sconfitto, che mi disse: vabbè, D'Alfonso ha vinto il primo turno, ma farà la fine dello yogurt. La cosa che mi ha sempre incuriosito, come facesse non tanto l'una ma l'altro a sapere perché si è messo in movimento questa specie di disordinato pozzanghierismo contro un'amministrazione cittadina così voluta dai cittadini. Perché? Perché c'è stato bisogno che negli ultimi 2 anni ogni 15 giorni mi arrivava una denuncia? Cioè qual era la rottura di interessi che si determinò? Io quando sono diventato sindaco ho ricostruito che tra il 2002 e il 2003 vennero approvate 700 osservazioni al piano regolatore. E quindi
stato fatto in più. Mi ricordo un grande tema, la salita della Rex, Terra Vergine. Anziché per organizzarsi un'indagine in danno di coloro i quali avevano costruito quel tipo di procedimento, indagarono me e chiedero invece il mantenimento di un regime inedificabile lì. E straordinario il regista di quelle operazioni, 700 osservazioni, con un protagonismo gigantesco di un libero professionista che visurava tutti i territori. Straordinario. Ne ho parlato in tutte le occasioni. Mai che si sia attivata una lampadina sul come e perché si generò quella stagione così conflittuale, così rovinosa. Io ero pronto a fare battaglia politica. Poi mi hanno costretto a diventare un espertissimo delle battaglie legali, tant'è che poi voi sapete, mi sono anche laureato in giurisprudenza con la tesi di laurea sulle indagini preliminari, avendo scoperto a Pescara che bisogna difendersi, oltre che quando compare il giudice terzo, bisogna difendersi anche durante le indagini preliminari, perché è lì che si perde poi la determinazione, la sicurezza, anche un certo, diciamo, rating sociale. Mi è dispiaciuto molto per Pescara, perché noi avremmo messo a sistema, avremmo messo in obiettivo tutte le grandi questioni che hanno sempre affannato questa città. Per esempio, stamattina sono stato a visitare per la prima volta, dopo aver superato una mia debolezza psicologica su questo, le carceri di Pescara. Ci sono andato dopo aver svolto tutti i ruoli possibili territoriali. Per la prima volta ci sono andato oggi, dopo che mi sono liberato emotivamente, diciamo, della paura di quel luogo, perché sapevo che nel 2003, 2005, 2006, 2007 io avevo degli alternativi seduti lì che mi volevano collocare proprio in quella cittadella, diciamo, del mantenimento della vita. Allora oggi mi sono liberato e ci sono andato. Uno dei grandi sarebbe quello di spostare le carceri di Pescara per restituire a quella zona una destinazione giusta e per fare in modo che la nuova cittadella della rieducazione e della detenzione e anche di coloro i quali devono scontare pena possa avere le caratteristiche della sicurezza, lo svolgimento di progetti utili. Noi l'avremmo potuto fare perché saremmo stati decisivi, lucidi, razionali, partecipativi, però poi quando si decide deve accadere una cosa, che solitamente è una gara di appalto, la scelta di un contraente e la proceduralizzazione di una realizzazione. Così come avremmo definitivamente risolto il problema delle aree di risulta, che era risolto se non ci fosse stato quel bombardamento senza fondamento, perché guardate, tutte le accuse si sono rivelate infondate, perché alla fine le sentenze hanno conclamato l'assoluta piena validazione. E non si poteva evitare, non poteva restare tutto nel quadro del confronto politico. Perché si è dovuto giuridicizzare? Chi è stato l'ingranditore di quella giuridicizzazione? Allora va bene la meraviglia. Io, una volta assolto, ho recuperato ruoli politici che i cittadini mi hanno restituito, la presidenza della regione, le elezioni in Senato con la presidenza in commissione finanze del Senato, però abbiamo perso 10 anni formidabili, questo è il punto, 10 anni formidabili, perché non è vero che servono soltanto le risorse finanziarie per risolvere i problemi. Da presidente della giunta regionale ho fatto arrivare tutta la giunta 186 milioni di euro e non sono stati appaltati. Non sono soltanto le risorse finanziarie che accompagnano le soluzioni, poi c'è bisogno di determinazione, di continuità quotidiana, di determinazione. La domanda di Carla, che di Gianluca, che naturalmente mi scatena la memoria, dico, di sicuro c'è stato un patto contro la città che ha riguardato prima di tutto chi sapeva la durata del mio mandato dopo la vittoria della seconda volta, che arrivare a prefigurare esattamente il giorno della consegna di una perdita di autonomia è chiaro che lo ha visto perfettamente consapevole, così come il rullare dei tamburi che vi ricordate ogni 15 giorni
e denuncia, e poi l'attivazione gigantesca di tutto un sistema. Mi risparmio il giudizio che ho su alcuni consulenti, di cui spero mi sia data la possibilità di parlarne dopo. Alcuni consulenti, davvero. Guardate, quando ci si comporta bene, si va dall'encomio al meritare apprezzamento pubblico. Quando si fa disastri da parte di consulenti incaricati per una funzione delicatissima, qual è l'accertamento della giustizia, bisogna scendere ai livelli del biasimo e della bocciatura. Nell'antica Atene probabilmente verrebbe amministrata la cicuta. Io ho avuto due asini incontrati lungo la mia strada, un asino che sbagliava a tal punto nel suo essere consulente che raddoppiò la parcella, che venne bocciata solo perché frequentava il marito illustre di una donna altrettanto illustre. E poi c'è un altro episodio ancora più grave di un tale che venne chiamato a redigere consulenza, che scrisse nelle prime cinque righe, premettendo che non mi sono mai occupato di project financing, poiché mi hanno dato questo carico di lavoro, faccio queste paginette per le aree di risulta. Un geometra innocente di una collina che guarda la città di Pescara, che risiede a Chieti. Ma voi vi rendete conto che la sorte di una democrazia urbana decisa dai cittadini è stata messa nelle mani di un'asina? Di un'asina che anche quando fatturava il suo lavoro sbagliò a tal punto che lo fatturò il doppio. Il giudice di prime cure del diritto civile di Pescara sanzionò facendo restituire la cifra. Se l'avessi fatto io quell'errore, mi avrebbero dato l'arresto, pagare il doppio, una consulenza che addirittura manco aveva i requisiti per essere affidata, che non era manco iscritta all'albo. Mi dicono che fosse straordinaria nella capacità della lettura dei suoi occhi. Non ti fa prendere dalla foga, ma io l'incendio non è che mi faccio prendere dalla foga. Ma chi è che ha il diritto di rovinare la vita e i progetti di vita individuale e collettivi di un altro? Chi è che ha questo diritto? A parte tutto quello che si poteva fare per Pescara, che come ho dimostrato io sto ancora qui, gli ex senatori stanno con la barba malfatta ad accompagnare i loro nipoti e non hanno potuto mettere un risultato a loro favore della città in questi anni a seguire. Ma il punto è il danno che ha subito la città di Pescara. Questo è il punto. Mi ricordo quando tutto cominciò attaccando Guido Dezzo, salvo poi sceglierlo come capo di gabinetto, gli stessi che avevano fatto le lettere anonime e quant'altro potesse di tutto. C'è una questione vera che io dovrei fare, ed è la vera ragione per cui ho voluto questo incontro amicale. Io dovrei chiedere scusa a tutti i miei amici, i miei collaboratori che sono stati indagati, che il bersaglio ero io. Loro erano strumento, funzione per attaccare me. Io dovrei chiedere scusa a Guido Dezzo, al quale probabilmente ho bloccato la vita. Dovrei chiedere scusa a Dandolo, che non ha fatto il prefetto a causa mia, pur avendo servito onorabilmente la Repubblica. Non si è capito, un insieme di balbuzzi mi sono stati contestati, proprio saliva buttata così sulla carta intestata. Dovrei chiedere scusa a De Vico, perché poi è stata una sciarata, un safari contro tutti i miei amici amministratori, collaboratori, De Vico, Linari, Roselli, Luciano Di Biasi, Presutti, Leombroni, Paolini, il direttore generale Minella dell'ANAS, per una questione completamente infondata per la quale adesso ho diritto a risarcimento io. Ho diritto a risarcimento dopo una trappola messa in campo da un gruppetto di ignoranti, e Minella è stato indagato con me, il direttore generale dell'ANAS Minella. Cetrullo, Antonio Di Marco. Cioè io dovrei chiedere proprio scusa a loro. Nel Medioevo si usava per rimediare, mi vengo a fare la legna e pulisco il giardino per fare perdonare. Non so se riuscirò a non chiedervi di aiutarci ancora a portare avanti questi progetti di vita collettiva. Quello che è certo, io non mi iscrivo alla palude di coloro i quali dice vabbè, ma non ci fare caso, le cose vanno così. Io ci credo al fatto che una democrazia urbana possa essere autonoma,
rispettando le leggi, coltivando ambizioni, raggiungendo risultati, facendo in modo che tutto possa accadere in 60 mesi. Io ci credo al fatto che si possano raggiungere risultati senza dover miscelare vicenda politica, giuridicizzazione, e farò in modo che questo possa ritornare a Pescara, cercando di invitare i miei avversari ad una lotta politica degna di questo nome. Cioè, i più bravi devono essere quelli che hanno più idee, più capacità di risolvere le questioni, di prefigurare soluzioni, non chi trama nell'ombra. Se potessi dire tutto quello che penso, avrei dovuto scegliere un altro autista, la regia di un autista. Poi dovrei dire un'altra cosa. Quanto malanimo si è creato in quelle settimane durante certe conferenze stampa, quando c'era un circumnavigare che dove non c'era il fatto se lo inventava. Ovviamente il 51% delle colpe è di una opposizione politica di allora malata, e non credo che allora siamo arrivati a tresizzare il comune, non credo. Voglio vedere come vanno a finire adesso le vicende che riguardano questa gestione di lavori pubblici infiniti che assomigliano alle catene di Sant'Antonio. E sia chiaro, io non mi sogno di legare il nome del sindaco ai disordini che ci sono. E che mi invitassero alla Commissione dei Lavori Pubblici del Comune, spiego io dove sono tutte le magagne, lo spiego io in dialetto. Ma non mi sognerei mai però di rendere prevalente la nostra offerta politica in ragione di queste strumentalizzazioni. Quello che faccia un corso, il corso che l'ordinamento prevede, la politica segua un altro corso. Sarò l'argine alla distinzione tra la giuridicizzazione che spetta all'ordinamento e l'attività politica che spetta alla democrazia. Io sono convinto che gli anni a venire, da qui al 24, dal 24 al 27, saranno anni dinamici, magnetici. Io mi auguro che Pescara si ritrovi nella voglia di selezionare la migliore offerta politica, e mi auguro che non ricominci, quando torna la risolutezza, la solita tiritera. Mi auguro che si faccia come si fa a Milano, dove per Expo si fanno patti tra le parti politiche per raggiungere i risultati, e mai si ritiene che la lotta giudiziaria debba essere un'accelerazione autostradale per la lotta politica. Perché costruire la prevalenza del verosimile sulla verità non è difficile. Io oggi sarei un consulente perfetto per fare in modo che il verosimile prevalga sulla verità. Mario, io sarei bravissimo ad ingannare chiunque, soprattutto se poi lungo la strada incontro qualche asino di consulente che continua nella sua attività prestazionale nella città della giustizia di Pescara. Spero che mi venga chiesto a chi mi riferisco, così fornisco dati, numeri, costi, errori ripetuti. Spero non commessi sotto dettatura. Spero, lo escludo. Però quello che è certo sono i pagamenti, gli errori, le consulenze, le gonfiezze, le inutilità, le inconcludenze. Sono risentito, purtroppo sì, perché non sono un pezzo di mano, non sono una zolla di carne, sono un progetto di vita, sono oltremodo risentito. E quando vedo che anche adesso negli atti giudiziari di assoluzione si continua a organizzare saliva, citazioni di un rigo, due righe, devono sapere tutti, senza distinzione di contratto con lo Stato, che io non lascio stare quei riferimenti, e per reagire ricostruisco le verità per le quali ognuna di quelle righe porta incontinenze espressive. C'è una sentenza ultima di assoluzione riguardante il palazzo cosiddetto dell'ASL, dove ci sono due righe incontinenti che sono il togliersi uno sfizio di provare a fare un ticchettio, a fare un piccolo rivido nella storia di impegno sociale e politico di chi vi sta parlando. Non resterà
commentato e non, come si può dire, non affrontato. Ogni cosa che ritengo inadeguata perché è stata spintonata, la affronterò adeguatamente. Non sono più disposto a tralasciare nulla. Nulla! Spero di aver risposto, tanto da dire, come si capisce. Manca il nome del consigliere. Otro chiede cambio. Buonasera. Il pathos che ci hanno messo nelle sue parole credo che siano di per sé eloquenti di cosa sia stato questo processo. Un processo che è stato immanente sulla città, che la città comunque ha vissuto per, con molta attenzione e che Pescara credo abbia pagato caramente perché è stato interrotto un percorso amministrativo molto importante di cambiamento e di modernità. E io ricordo che incontrai prima delle elezioni sul ponte Pasquale Macini, direttore di Rete8, e gli chiesi: Pasquale, che dici delle elezioni? Ma solo Luciano D'Alfonso può farcela contro la destra Pescara, però non sarà facile poi sopravvivere. E ti dico anche quello, ti racconto anche quello che pensava mio padre, in privato, ti chiamava. Hai raccontato, ti chiamavano Volari, perché tu sai che Volari era innamorato della Pompa Cervo. Volari aveva la caratteristica di non cambiare mai la traiettoria nelle curve. E disse, una sera a cena disse, faranno in modo che di fermarlo, perché sta lavorando troppo bene. Ecco, questo troppo bene credo che lo hai pagato in modo pesantissimo, perché c'erano il giorno prima tantissime persone e poi improvvisamente tantissime persone sono andate via, ti hanno lasciato con questo peso che il processo, il procedimento penale comunque è una esperienza molto pesante da vivere, non è come vediamo in televisione come ci ha insegnato la filmografia americana che si va in aula, si decide e si risolve tutto. Sono stati lunghi anni in cui hai evidentemente dovuto impegnare molte delle tue energie, con te anche la tua famiglia che ti è stata a fianco, ti è stata molto a fianco. E questo processo però ha segnato, credo, anche una forma di spartiacque nei processi nei confronti della politica, diciamo così. E io credo che il fatto che tu abbia vinto sia stato un riscatto di quella Pescara che voleva che le cose cambiassero, che era stanca di quella staticità, di quel avvicendarsi di sindaci che pensavano, io non voglio offendere nessuno, però non avevano diciamo, la lungimiranza di guardare a Pescara come un capoluogo di fatto della regione. E, avendo vissuto quei momenti, perché fortunatamente abbiamo un'amicizia che ci lega prima che tu diventassi, come si dice oggi, famoso, quindi nessuno può contestare il fatto che io dico alcune cose. Però sicuramente una cosa mi ha colpito di quello che hai raccontato, che hai raccontato con molta emozione, ancora in utilità, evidentemente. È un'elaborazione che richiederà ancora un po' di tempo perché sono stati tempi molto duri. E quando hai saputo che ci hai detto un giornalista ti ha avvisato, diciamo, ti ha messo un po' su chi va là, hai fatto qualcosa, ti sei attivato per cercare di frugare quelli che erano i tuoi nemici e cercare di capire chi effettivamente volesse fermarti, cosa stessi facendo e quali erano le attività che potevano essere fatte nei tuoi confronti per fermarti. E poi un'altra cosa vorrei chiederti, fu pubblicato un
diciamo che una motivazione completamente diversa creava delle problematiche e dei confronti che erano sfociati nel processo. E mi piacerebbe, mi interesserebbe capire cosa avevi capito in quei 9 mesi che hanno preceduto la, quello che era per me. Intanto non pensavo a quell'anticipazione da oracolo di Delfi, non credevo, non davo fiducia, non pensavo che avesse capacità di verità. E per tutta risposta a quello che ho fatto, ho documentalizzato il più possibile, che è di più di documentare, ho reso documentale tutta l'attività che stavamo facendo, tant'è che, sanno i miei collaboratori, avevamo la fisima di curriculizzare, rendere tutto un curriculum, ogni grande procedimento amministrativo, in maniera tale da consentire la ricostruzione, l'esatta comprensione, il dettaglio di ogni passaggio. Hanno avuto clemenza soltanto sul Ponte del Mare. Mi ricordo in quei giorni c'era quasi una monetina: sequestriamo il Ponte del Mare, sì o no? Naturalmente Sant'Andrea, che è il santo della terra e dell'acqua e dei frutti dell'acqua e della danza sulla terra, sui frutti dell'acqua, ci ha salvato, ma fu veramente una monetina che ci salvò, nel senso testa o croce, e non si mise mano a quella vicenda, che il dato era proprio di quel tipo lì. C'era una invasività predatoria di ogni documento che potesse sorreggere quell'impalcatura accusatoria. Più grande era l'attività di presa, più spettacolare, più comunicativa, più sanremistica era e più si immaginava che potesse resistere. Poi, come avete visto, nel lavoro puntuale tutto è decaduto e caduto. Che cosa ho fatto in quei 9 mesi? Abbiamo spiegato più lungo e largo, continuavo a lavorare. Mi ponevo la domanda di tutte quelle ore di lavoro dei contrattualizzati dello Stato, ho detto, ma se li chiedete gli atti, senza la scenografia di venire, non è la stessa cosa. Mi si spiegava che però c'era un valore quasi rieducativo nel far pervenire qui, nel dare informazioni, nell'accompagnare con sciate proprio di comunicazione. Mi ricordo un giornale, era un martello pneumatico nell'anticipare. Come abbiamo vissuto quei mesi, diciamo, di vittoria strabiliante, di consenso straordinario e poi di coabitazione con la presa dei documenti con finalità distruttiva, con la normalità di chi sapeva che la clessidra dei 60 mesi non poteva essere sprecata. Sapete che cosa abbiamo raccolto in quei 9 mesi? 25 milioni di euro per coprire il teatro d'Annunzio. D'Angelo se lo ricorda, dandolo pure. C'era il presidente del comitato per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ci diede 25 milioni di euro al solo impegno di rendere disponibile il terreno, il bene terreno del Teatro d'Annunzio, come partecipazione a quel finanziamento che naturalmente è stato perso. Mi ricordo ancora l'approvazione in quel lasso di tempo dello strumento del piano regolatore portuale. Lo ricordate voi? Che dava dignità all'arrivo delle grandi risorse per mettere le ruote al piano regolatore portuale di Pescara, che faceva diventare un porto davvero ambizioso per la macroregione. Mettemmo la procedura ai 2 ponti, il ponte, quello del mare, entrato ormai nella denominazione di Pescara, e l'altro ponte Flaiano. 5 milioni ce li diede il direttore generale dell'ANAS, Minena. 4 milioni la regione Abruzzo, il ragionamento con la FATER, le autorizzazioni. Continuiamo a lavorare, insomma, per fare sì che la città non si fermasse. Vi ricordate voi l'idea precisa di manutenzione? Avevamo le squadre sulla strada a fare manutenzione. Pagavamo una specie di gruppo Batman per gestire la presa di tutti gli ingombranti, come si faceva nelle città dove tutto funzionava. Avevamo squadre di manutentori, squadre di operativi della pulizia della città, integrative rispetto ad attivi.
avevamo le aiuole prese in consegna dalle banche, lo ricordate voi? I 155 sportelli bancari di Pescara che presero in consegna le aiuole, mai successo a Pescara. Le banche con la loro sportellistica che erano un problema delle prefetture per quanto riguardava il rischio che fossero dei lavaggi e dei lavatori di soldi in contanti derivanti chissà dove, quelle stesse banche, oggetto di dossier delle prefetture, diventarono alleate con la macchina comunale. Vi ricordate voi la grande partita concernente, permettetemi, l'apertura del Tribunale Nuovo di Pescara, dei Solomi provenienti da Roma, nella Roma, dei grandi titoli accademici, dicevano che per aprire il Tribunale bisognava togliere 132.000 marmittoni che rivestivano quella cittadella di 76.000 metri quadrati costruito, perché quei marmittoni, quelle piastre larghissime, erano state curvate dal sole che batteva su queste piastre, quindi avendo perso aderenza all'edificato potevano colpire gli utenti del tribunale. Quindi questi Solomi della commissione di collaudo disse: noi non collaudiamo. Io dissi: io vi propongo, mi assumo responsabilità, un certificato parziale di collaudo che, ancorché inesistente come istituto, noi facciamo un atto ricognitivo della condizione e al massimo determiniamo dei dissuasori nella parete del tribunale che è più colpita dai raggi del sole e più curvata come pericolosità. Quello non l'avrebbe mai fatto un contrattualizzato dello Stato che ha come motivazione il reddito da lavoro. Lo fa soltanto uno che ha come motivazione nella sua attività la gloria democratica, il movente democratico, la scintilla democratica. Io mi sono assunto responsabilità, il tribunale si è aperto e devo ringraziare l'allora procuratore, l'allora presidente Grilli, sindaco della cittadella, ma tutta l'operazione amministrativa è stata condotta dal sottoscritto, assumendomi la responsabilità, e mia sarebbe stata. E guardate che quando abbiamo aperto quel tribunale nuovo abbiamo evitato che Pescara si identificasse con Torino, che dopo 30 anni ancora riusciva ad aprire la Corte d'Appello, così come anche Napoli, per una storia di inseguimento della modernizzazione tecnologica che mai arrivava al passo con la capacità di mettere in esercizio quella struttura. E guardate che, sapete di chi era? La proprietà data in affitto in precedenza al posto del Tribunale Nuovo di Toto, quello che io avrei voluto avvantaggiare. Se l'avessi voluto avvantaggiare, organizzavo il mantenimento del fitto passivo come si faceva da decenni a Pescara nei confronti delle proprietà degli immobili dati in uso per gli uffici di Attiva. Lo ricordate voi? I vertici dell'allora Confindustria che avevano gli uffici in fitto attivo loro, in fitto passivo per il comune. E quando noi determinammo la naturalizzazione comunale degli edifici del Fango d'Otto per rimuovere quei fitti, abbiamo fatto noi, assumendoci responsabilità, così come la gara d'appalto sulla gestione dei reti del gas, con le minacce che io ho ricevuto dai vertici di Enel Gas che mi dicevano che non potevo appaltare. Ho detto: lo vediamo se non posso appaltare, lo vediamo. Mi fecero telefonare dalla Corte Celeste affinché io non appaltassi. Ho appaltato, nella regola di gara ci abbiamo scritto che chi vinceva doveva dare gratuitamente il gas a 6.186 famiglie come allaccio, cosa che è accaduto, che nel gas non è stato capace di fare, nonostante i decenni gaudenti precedenti. Ed erano quelli di Enel Gas che avevano distrutto i 386 km di strada. Tutto questo lo fa un sindaco che è slacciato, che non ha timore, che conosce le questioni, che compone la competenza altrui senza timore. Che abbiamo fatto in quei 9 mesi? Abbiamo lavorato. Se tornassi indietro mi metterei a inseguire le riunioni nei garage, gli autisti che andavano e venivano, parteciperei intensamente io alle conferenze stampa dove si organizzavano le maledizioni contro di me e contro di noi. No, perché non lo so fare, non lo voglio imparare, è troppo costoso come mentalità adesiva
Penso che la democrazia debba stabilire chi vince, chi prevale, chi convince sulla base di chi è capace di risolvere le questioni. Io voglio abbattere la patologia, quell'incontro perverso di soggetti che tendono a impaludare una città, e Pescara di paludi ne ha conosciute tante. Mi ricordo sul concorso di Pilodezzi, che è stata la madre che ha figliato i problemi, una sentenza della Corte d'Appello straordinaria, e non scritta, quella sentenza della Corte d'Appello, da consulenti con gli occhi azzurri, oggetto, soggetto e destinatario di gradimento personalissimo. Quella sentenza della Corte d'Appello è stata scritta al meglio della Corte d'Appello dell'Aquila, che è grande tradizione di cultura, grande tradizione di serietà. Quella sentenza ha ripristinato la verità sul perché un curriculum ha densità dirigenziale, e con quella densità dirigenziale partecipa ad un concorso dirigenziale, e che quando si tratta di nominare il capo di gabinetto, non è vero che non si può procedere attraverso la fiduciarietà, come stabilisce la norma, ma è quello che insegna a generazioni di amministratori. Ma lo aveva scritto Cassese, Bernardo Mattarella, che la fiduciarietà a parità di requisiti diventa l'elemento discriminante, scegliente. Eppure abbiamo dovuto fare un processo su questo, che in primo grado è diventato una specie di condannuccia, un po' come quelle storie, sai, in cinque a metà, perché si doveva trovare un punto di mediazione. Guardate che chi vi sta parlando è estremamente soddisfatto dell'ordinamento della giustizia, perché le sentenze ci sono state tutte. Anche quando le sentenze di primo grado, diciamo, sono state un po' impigrite da alcuni meccanismi. Questa vicenda di Guido D'Ezio, che non si riconobbe che il capo di gabinetto può essere scelto fiduciariamente, è incredibile. Mi ricordo la testimonianza di un prestatore d'opera, come facente parte della polizia giudiziaria, disse che non gli risultava personalmente che si potesse accedere a tempo alla pubblica amministrazione senza concorso. Bastava leggere uno dei 1000 articoli di Cassese o uno dei 100 libri di Cassese, oppure bastava scegliere meglio da parte della pubblica accusa chi fa quei fogli di carta che si chiamano relazioni. Che io sono convinto che quei fogli di carta che si chiamano relazioni non si devono scegliere etero direttamente, si possono anche scegliere in ragione dell'oggettiva lettura competente. Incredibile quello che si scrisse in quella circostanza, incredibile. Però mi si vorrebbe spiegare, ma può succedere, Alfonso Luciano, può succedere, di che ti lamenti? La verità poi è emersa. È vero che la verità è emersa, è vero. Io sono anche cresciuto, oggi potrei essere il consulente della 231 anche per il gruppo Falca, Acciaierie, che non esiste più. Ho fatto tanta di quell'esperienza, alla fine mi viene a volte in mente anche di ringraziare, perché di sicuro ho fatto esperienza. Ma è giusto che si organizzi un travaglio così gonfiato, quando sarebbe bastato più discernimento nella fase accusatoria, in ragione di questo articolo 358 del codice di procedura penale, che dice valutate le prove a favore. Perché non si fa? Perché diventa una lotta sportiva, una competizione sportiva? Devo vincere io, perché se poi non ho ragione ho perso. Perché ci deve essere la categoria della vittoria o della sconfitta nell'accertamento della verità? Io ho perso 10-15 anni, però tutto sommato li ho riciclati, ho fatto altro. Mi ci sono laureato, ci sono anche consigliare, ne ho più di una di laurea, come è noto, perché mi è stato dato tanto tempo di studiare. Ma la città però recupera quella spinta emotiva. Io non sono tale quale al 2003, non so se ho la spinta emotiva del 2003. Quell'ammanco, a chi lo chiedo indietro? Quell'ammanco, cioè, perché deve accadere questo? Perché non si deve avere una condotta dell'ordinamento che lo eviti a monte? Questa lettura ubriaca dei fatti, quella vicenda di Guido D'Ezio, è indiscutibile, a partire da chi denunciò, che poi lo sceglie come capo di gabinetto. Poi
E questa seconda risposta conclude la seconda domanda. Non è assurdo che io conosca decine di migliaia di persone. Non è assurdo. Vengo dalla democrazia. Vengo dai voti. Non è anomalo che io in ascensore conosca, mi si dica. Non è anomalo che al bar conosca e mi si dica. Non è anomalo che il benzinaio mi dice un sacco di cose che poi corrispondono ai fatti che accadono in questa o quella cittadina. Un giorno sapete che è successo? Mi capita una mia elettrice, psicanalista, che aveva in cura uno di questi. Ma devo rivelare una cosa che non si potrebbe dire, però è talmente importante il collegamento con la verità che poi domenica vado a Leonessa, lo confesserò al sacerdote di Leonessa. Questa donna, meravigliata, addolorata, perché mi stimava molto, mi diceva: io non ce la faccio, vengo meno ad un obbligo professionale, ti devo dire una cosa. Una psicanalista importante mi disse chi era stato il concepitore della prima denuncia contro Milodizio, il redattore, l'ideatore, come si chiamerebbe in architettura, il concept. Adesso ho proprio un limite, non lo posso dire chi è. Però su quella struttura poi sono venuti a convergere tutti, come se fosse una mecca. Cioè su un problema, su una fragilità di un dipendente di dipendente. Si è costruito un concept documentale, su quel concept documentale sono affluiti i legittimati della politica che stavano seduti lì. Quella è diventata una denuncia anonima, poi è diventata una denuncia valorizzata attraverso l'iniziativa di sindacati stretti del Parlamento, poi ci si è incontrati in un certo garage, nel garage si è dato forza e tono ed è partita la famosa grande inchiesta. E il giornalista che mi incontrò quando venne rubricato il primo fascicolo su questa vicenda è seduto qui nella sua istituzione, c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica sul concorso in Milodizio, e disse: ma non può essere, che quello non è un concorso, quello è un incarico fiduciario. No, no, ma lì c'è, mi venne detto, nel senso che era già matura, era matura dal punto di vista dell'atto giudiziario, tant'è che di lì a qualche ora mi arriva un avviso di garanzia a me e a tutta una comunità di persone. Ricordo il povero Carlo Contanino, povero nel senso che non meritava un trattamento. Lui si è sempre dedicato al diritto civile, al diritto societario, dovette occuparsi anche di diritto penale, incredibile. Perché poi in filosofia l'erotismo è la domanda prima e la domanda ultima. La domanda prima è: ma come ci si è arrivati a organizzare questo bombardamento? Il seme primo, diciamo lo spermatozoo, tutta questa attività, chi ce l'ha messo? Un fragile, del quale ho saputo tutto all'opera di uno psicanalista che mi ha raccontato: ma se sapeste la scaturigine, come si fanno i monumenti. Allora ci sono stati problemi collettivi e individuali che si sono monumentalizzati. Quando si fanno i corsi di formazione politica di Giuseppe De Rita, di Mario Colevecchio, di Giulio Ambrosetti, loro devono, Mario, voi dovete anche far calcolare le condizioni di fragilità psicologica. Cioè vanno considerati questi drammi. Io pensavo che scovare i problemi, intercettare le soluzioni, assumere le risorse, rispettare le procedure, essere veloci, rendicontare, avere la validazione di quello che l'ordinamento prevede fosse sufficiente. Se mi dovesse capitare mi farò carico, di farmi carico anche delle questioni, delle fragilità individuali che a volte stanno sugli spalti come una dorsale. E da lì possono arrivare porzioni di veleno. Fatto che una locomotiva che era in pieno movimento
si interrompe mentre si stavano trovando le soluzioni ad alcune grandi missioni della città, prima custodiamente Luciano in qualche modo ricordava l'area di Scuta, con l'unica procedura che andò fruttuosamente sino all'aggiudicazione. Il processo di recupero, sviluppo, ampliamento del porto e con esso una strategia molto forte, molto intensa legata alla riconnessione di Pescara e il sistema delle relazioni adriatiche e balcaniche, con un'idea molto forte portata avanti di una visione quasi di una politica estera, una relazione che parte dalle città. E Pescara si stava affermando molto in quel momento su questo aspetto. Il completamento della variante statale 16, la circonvallazione, con l'intenzione originaria di Luciano di farlo come un semiraccordo anulare di questa città, si riuscì nel tempo a realizzare questo vincolo di Aterino, ma non si riuscì, malgrado la programmazione fatta, a realizzare lo svincolo per i poli, quello di Colle Caprino, il Parco Nord, il polo universitario con tutto quello spazio tra la caserma di Coppo, il comando dei vigili del fuoco, le aree di giunta della stazione di Pescara Porta Nuova, e poi tutta quella zona, diciamo, di il fuoco della Tiburtina, che era stata concepita come la vera porta della città, e con tutta una serie di progettualità che andavano da Urban, dai progetti Urban, fino ai progetti della Direzione Franca, della ZES, che poi nel tempo sono sviluppati, ma che dovevano rappresentare la via della ripresa, di questa città. Questi erano i nodi che concretamente si stavano affrontando in quel momento, questi sono i nodi di fatto che sono rimasti fermi nei 15 anni successivi, problemi che rimangono ancora oggi, accresciuti dal fatto che noi siamo, per decisione dei cittadini, in un processo ormai lunghissimo di fusione di Pescara con altre città. Deve nascere questa nuova Pescara, con Pescara, Montesilvano e Spoltore, che sono già un'unica realtà sul piano concreto, che devono diventare un'unica grande realtà amministrativa, ma con nessuna progettualità messa in campo da chi oggi amministra questi tre comuni. Un altro aspetto di questo molto evidente, molto forte, su cui non c'è nemmeno una vera consapevolezza pubblica, un fatto gravissimo, che la pianificazione del PNRR non è stata fatta tenendo presente il fatto che questi tre comuni si devono fondere. Quindi tutti questi aspetti sono rimasti sul tavolo. Per questo questa serata dice come procede Pescara. C'erano dei problemi che sono rimasti. Quindi, Luciano, da dove ripartiamo? Allora, io vorrei che si ripartisse adottando a Pescara uno spirito ambrosiano. A Milano si dice che Milano funziona perché c'è uno spirito ambrosiano che alimenta il governo della città. Centrodestra e centrosinistra non si fanno la lotta giudiziaria, convergono su un'agenda delle priorità che in America si chiama l'agenda dell'interesse nazionale, anche in Germania si chiama così. È possibile concepire interesse strategico prevalente per una città? Secondo me sì. Quali sono gli elementi dell'interesse strategico prevalente? A Pescara si chiama, prima di tutto, adesso, Nuova Pescara dovendola fare bene. Chi vi parla? Io sarei uno scettico della dimensione dell'ingrandimento per ingrandire, però poiché 100.000 autoconvocati hanno detto che vogliono una nuova forma urbana, allora la si faccia nella maniera migliore possibile, poiché la mia persona fisica cede davanti alla persona giuridica del ruolo che ho, sono un eletto, ho fatto tutto sul piano istituzionale territoriale, non posso imporre il mio volere di persona fisica, come se fosse un curatore di mostre e io impongo ciò che piace a me, lo faccio diventare ciò che piace alla città o ciò che serve alla città. Io devo fare l'interprete, il realizzatore di quello che la democrazia cittadina mi pone,
vuole una nuova forma urbana, la faccio nella maniera migliore possibile, guidando il lavoro, ispirando il lavoro. Allora, affinché nasca questa nuova città, che io immagino chiamata Adriatica, una città che deve mettere dentro davvero uno spirito rivoluzionario, perché non è l'assembramento di Pescara preesistente, Spoltore preesistente e Montesilvano preesistente. È una città che deve intercettare la carica, la capacità proprio di organizzare una risposta alla domanda di città che non arrivi soltanto da coloro i quali già hanno deciso di viverci, ma dai tanti che potrebbero venire ad investirci. Allora serve che le aree di risulta diventino un grande giacimento verde per la qualità della vita e non quel cazzottone che vorrebbero fare del palazzo della regione lì solo per fare un po' di pieno in un'area che per loro è solo vuota, non sapendo che nelle grandi democrazie urbane il vuoto è valore, non è soltanto uno standard delle leggi urbanistiche, il vuoto consente l'aria, la qualità dell'aria, la relazione, la prossimità, lì movimenti metatemporali hanno chiesto in quell'area di 129.000 metri quadrati 80.000 metri quadrati di verde di vita, di verde giacimento. Noi dobbiamo fare in modo che questa città, per esempio, realizzi lungo il fiume quanto di più identitario possa esibire, sia il fiume Pescara sia il fiume Saline. Perché guardate, i fiumi in Abruzzo sono i donatori di identificazione in Abruzzo. Non è la montagna che fa riconoscere l'Abruzzo, non è neanche il mare, è il fiume, l'elemento fluviale. C'è un fiume, la Terno Pescara, che attraversa quattro province, che racconta storia, e noi abbiamo questo fiume che denomina la nostra voglia di vivere insieme. Il fiume va assolutamente affrontato con una trattativa che si fa al CIPE, col Ministero della Transizione. E la ragione per la quale vale la nuova Pescara non è quella cosa che dicevano i primi promotori: se si fa la nuova Pescara ci saranno soldi per tutti. Oggi ho esaurito la quota di antipatia quotidiana che io pago per dire quello che penso. Dovrei citare un organizzatore di commercianti che non c'è, quando immaginava che ogni atto amministrativo che si facesse, che suggeriva lui, donava soldi a tutti. Non è stato mai vero, non è mai vero neanche adesso. La nuova Pescara non dona denaro, tant'è che l'unico denaro che è in circuito è quello frutto dell'emendamento presentato da me, 105 milioni. Dona rilievo strategico, protagonismo istituzionale, protagonismo progettuale, cioè un fatto nuovo che può essere riconosciuto se c'è abilità politica nei tavoli del CIPE o della Sala Verde di Palazzo Chigi, quando si assegnano le risorse FSC della trattativa Europa Stato Membro. Ma bisogna andarci lì, come seppe andarci il sindaco Albertini di Milano quando c'era il tema dell'inquinamento da rumore di Malpensa a Milano, ottenne 2.500 miliardi di vecchie lire. Cioè il problema, conosciuto bene, maneggiato meglio, diventa fonte di soluzione. Qui siamo davanti ad un carico di razionalizzazione che tre città assumono autonomamente per realizzare una convergenza di protagonismo. È chiaro che se si sa fare porta risultati, però c'è bisogno di sua maestà il progetto. L'altra grande questione, permettetemi, noi dobbiamo fare in modo che la RAI di Pescara cacci la freccia alla RAI di Napoli, dopodiché non riesce a superarla, fanno gomito a gomito, deve essere punto di produzione culturale. È possibile farlo se togliamo la sede RAI da quel letto a castello di via di Amicis e assume geometria, scommessa, capacità di dialogo con la vitalità culturale, e non ci si rassegna a questa verticalizzazione della cultura che c'è a Pescara. C'è una verticalizzazione che potrebbe essere superata se tutto si mette a dialogo. Questo tema
Adesso lo sospendo, lo riprenderò nelle prossime settimane, ma sapete dove porta. E io vorrei cariplorizzare la tradizione delle fondazioni, guardare molto alla grande tradizione delle fondazioni di origine bancaria di Milano e della Lombardia, dove cioè sono un'infrastruttura del vivere collettivo, dalla creatività e dalla domanda di senso della vita individuale e collettiva fino ai bisogni posti dalla fragilità. Il reddito di cittadinanza, nella sua prima forma, non statualizzata, nasce lì, perché senti, si poneva il tema che i divorziati sono i nuovi poveri. A Pescara ci sono 6.000 nuovi poveri che vanno implementati come destinatari di misure di aiuto. Così come, permettetemi, c'è una grande questione concernente la sede dei Vigili del Fuoco. Noi abbiamo il paradosso: Vigili del Fuoco che si allagano, non sono ancora allegati, perché la sede è inidonea. È immaginabile ricollocarli, dialogando con il sindacato e non solo, facendo in modo che quella sede diventi una costola del protagonismo della nuova economia che anche Mattoscio dice essere per Pescara l'università e la formazione dei saperi. Però noi quel rettangolo strategico rendiamolo omogeneo. Non abbiamo bisogno che lì ci sia una porzione destinata alla base NATO di Vicenza, tutta università, completando e superando l'ultimo centimetro di egoismo che c'è all'interno anche della caserma di Cocco. C'è un centimetro di egoismo per una macchina del caffè e qualche armadio per gli abiti militari, si prendono e si spostano altrove. Mi ricordo parlare con i vertici pro tempore della procura, mi dissero di sì. Un vertice pro tempore del passato, di origine emiliana, mi disse di sì guardando per terra, perché mi hanno spiegato che non aveva tradizione di colloquialità con la politica. Poi ho parlato col successivo e devo dire è stato molto accogliente rispetto al bisogno della città di organizzare questo spazio. Così come mi permetto di dire, c'è un'emergenza a Pescara, anche quando si configura Nuova Pescara, riguardante la direttiva 2014-89-UE, che è il rischio che viene dal mare rispetto alla pianificazione urbanistica della terraferma, coniugare pianificazione della terraferma con lo specchio d'acqua. La direttiva è del 2014, 7 anni di moratoria, sono passati a marzo del 2021, non è accaduto nulla. Si dice, è come i libri di testo quando vengono cambiati, nessuna scuola ha punito nessuno, probabilmente valgono quelli di prima. Ma noi potremmo immaginare che per Pescara, per il rapporto che ha con il livello del mare, si assuma una iniziativa anticipata intanto qui, al di là di Venezia e Gioia Tauro, per evitare che oltre che dalla montagna arrivino problemi anche dal mare? Io immagino che essere Nuova Pescara, essere nuova, senza scomodare Togliatti e Salerno, implichi la capacità di assumere iniziative, di liberarsi dal quotidiano burocratico. Io immagino la Nuova Pescara come una fucina di intraprese, cioè il cognome di Nuova Pescara è città progetto, è città progetto. Per fare questo però c'è bisogno che la politica sia liberata prima di tutto dallo scontro, che quando si esaurisce la forza politica finisce in lotta giudiziaria. Il reato va perseguito, non la distintività politica, il reato va perseguito. E io mi auguro che le forze politiche della futura opposizione, io parlo del 24 e parlo del 27, se saranno queste le date, lo dico a Blasioni, mi auguro che le forze della futura opposizione coltivino la politica. Cioè la sfida deve essere a chi sa studiare meglio, a chi sa approfondire meglio, a chi sa connettersi meglio con la società. Vicende tipo via Marconi non deve più accadere, quella strada diventerà non una lista, una democrazia a sé stante. C'è la rottura fiduciaria. Lì, fatemi scherzare, nel marciapiede di risulta da via Marconi
Se vogliono passeggiare Merile e Mantoscia non ci entrano. Neanche loro, che sono ormai composti e componibili, assolutamente capaci di spostamento con poco. Cioè si è proprio bloccata la prossimità relazionale. Si è bloccata. Così come non esiste che si produca velocità dentro la città. Dice Rosario Pavia, Mario, Antonio D'Angelo, Camillo D'Angelo, Antonio Blasioli, Gianluca Fusilli, amici, pare che siete qui a Mario Collevecchio, dice Rosario Pavia, che dentro la città c'è la città che va a piedi, che si incontra. La velocità la si dà all'esterno, che era l'idea nostra di Via Ferrari per una parte, l'idea nostra della circunvallazione, come se mi racconta Nulare, con le Caprino. Io non è che sono innamorato di con le Caprino perché devo fare un dispetto a Chiavaroli. Io voglio con le Caprino perché con le Caprino consente agli abitanti numerosi della città, delle terre alte, dei colli, di non fare via di sotto, di non appesantire da via di sotto la città sottostante, perché accedono da con le Caprino. C'è un progetto riguardante lo svincolo di Colle Caprino. Le risorse ci sono perché le grandi risorse dell'allungamento dell'asse attrezzato possono andare lì, a Colle Caprino. Però non lo si vuole, perché si vuole fare una cortesia ai proprietari delle terre sotto la trompetta. Allora, ho avvisato, ho realizzato. Farò un terzo avviso, come si usa fare nei rapporti amministrativi, dopodiché procedo. Guardate che vi sta parlando, io non ho in mente la ricchezza, io penso che la ricchezza, come dice Tonaia, che ci sia bisogno in democrazia, farla produrre, poi dividerla, fare in modo che la fiscalità sia una regola rispettata. Quindi non è che ho in odio gli imprenditori che realizzano ricchezza, ma è sbagliato smobilitare risorse pubbliche per aumentare l'aspettativa privata. E detto questo, io da domani mattina sono pronto ad aiutare qualsiasi progetto di quegli imprenditori, ma non facendo in modo che i soldi dell'ANAS vadano lì, col trucchetto però non a parte l'ANAS ma a parte il comune, per cui la responsabilità è un po' minore. Mi sembra una risposta che mi ha dato un pubblico ministero su una vicenda curiosissima. Sì, la chat è stata vista ma poco nella parte finale del giorno. Dico, però D'Alfonso non può prendere in giro, ma non sto prendendo in giro. Sto dicendo una cosa che non la posso raccontare. Io quando torno a letto notte, mi racconto una cosa scherzosa. Quando Renzi fece il partito, diciamo che venne invitato a fare una riflessione. Tornai a letto notte, mi disse un compagno comunista importante e un compagno di Maurizio Romano. Poi a Condistipede di Pietra, là c'è stato simbolo della DC, del PC, dei socialisti, dei repubblicani, poi c'è stato quello dei popolari, della Maria, che ci mettiamo poi. Gabbiano, va bene, si capisce. Cioè io quando torno alle tue, quelli mi chiedono, ma che ti hanno detto? Gli direi, ma sai, mi stracciato però un po' nella parte serale della giornata. Non si capisce. Un grande magistrato amministrativo Zaccardi, uno di quelli che ha giudicato le carriere anche dei magistrati, dice, quando una sentenza non si capisce è fatta male. Se una cosa tu la ripeti non si capisce, significa che è storta. Non si capisce, una chat non si può vedere, o se la vedi la trascrivi. Irruendo.
Pescara deve ricominciare a camminare. Io non tolgo valore allo sforzo e alla dedizione degli amministratori attuali, non tolgo valore. Però quello che rilevo è che Pescara può fare molto di più. E non è una questione di abitanti, non è una questione di gonfiezza della sua geometria di spazio. Mi ricordo con l'evento sindaco che fece un confronto combattivo col sindaco di Ancona e la sfida era ad avere più reti, più funzioni, più relazioni, perché sono le reti che generano flussi che danno luogo alla potenza di una città. Tant'è che Ancona ha meno abitanti di Pescara, ma conta molto di più di Pescara in ragione delle sue reti, dei suoi flussi. Che cos'è che io vedo per Pescara? Intanto una scommessa di qualità per quanto riguarda la nuova città. Fare in modo che uno statuto della nuova città contempli tutto, compreso l'equilibrio tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. I ruoli, quando si è fatta l'Europa, si sono concordati i ruoli a garanzia. Che vuol dire i ruoli a garanzia? Noi dobbiamo evitare che Pescara si prenda tutto, altrimenti nei primi 10 anni ci saranno rotture. Non escludendo neanche Pescara-Exit, noi dobbiamo evitare che nasca Donbass o la regione dei Sudeti. Dobbiamo fare in modo che ci sia il componimento in attesa che nasca il cittadino nuovo, direbbe Luciano Rossi, il cittadino metropolitano, frutto di un pensiero metropolitano, frutto di un'organizzazione politica metropolitana che supera i confini, i limiti. Ti ricordi, Marco, le nostre discussioni, l'Ime e l'Imes? Fare in modo che il confine sia un orizzonte e non già una porta che schiaccia. Dobbiamo fare in modo che il progetto di fusione non trascuri nulla. Che cos'è che non deve essere trascurato? Lo dico a Blasioni, ma lo dico anche a chi sta animando la nostra iniziativa politica. Il progetto di fusione non può trascurare il portato della vita amministrativa che è sul punto di essere cambiata. Faccio un esempio. Ognuno di questi comuni, nella sua vita preesistente, ha almeno 10 ambizioni da portare avanti. Vi ricordate voi Spoltore e il Mammut? Vi ricordate voi il Saline e la sfida col fiume Pescara? Sono progetti adulti, maturi, che vanno avanti. Non può essere che la fusione riservi a quei territori di partenza il destino che venne riservato quando si fece l'Unità d'Italia al progetto appaltato a Panfilo De Risis della ferroviarizzazione dal Macerone a Roma, dal Macerone all'Adriatico. Sapete di cosa sto parlando? Un affidamento dei lavori che fece a Panfilo De Risis, imprenditore, nel 1856. Per fortuna che in Abruzzo non è nato un movimento secessionista in ragione del fatto che l'Unità d'Italia ci tolse la ferroviarizzazione. Voi vi immaginate Raffaele Di Giovanni dei Colli di Montesilvano, che consapevole che sta accadendo qualcosa di qualità sul Colle di Montesilvano, l'Unità d'Italia, l'Unità di Pescara, che tolga a Montesilvano finalmente il motore per la sua liberazione. Diventerà motivo di opposizione sorgiva, fiume carsico che prima o poi attecchirà. Allora che cos'è che deve essere fatto? Lo dico a Blasioni, anche quando fa la sua attività emendativa importante in regione e non solo, ma lo dico anche a te Marco, lo dico a Stefania Catalano, lo dico a Pagnanelli, lo dico a Giampietro, l'ho visto, non so se c'è ancora. Il progetto di fusione deve essere davvero una gravidanza che metta alla pari tutti. L'Europa nei primi 10 anni di vita, ma durò più di 10 anni, trattava tutti alla pari. Lo sapete le offerte che sta facendo l'Europa dopo aver messo dentro la Croazia, la Repubblica Srpska di Bosnia e Erzegovina? Non gli sta dando la monetina, sta trattando la Repubblica Srpska di Bosnia e Erzegovina come un grande Stato. Così come non vi dico la Macedonia del Nord, che voi sapete che cos'è, perché ci sono dei momenti magnetici nei quali piccole e grandi diventano alla pari, soprattutto negli anni di partenza.
se fossero rapporti personali sarebbero fidanzamenti. Durante tutto il fidanzamento, ce l'ho qui da quando ho parlato di quella storia di consulente, non so perché, ce l'ho proprio qui. Capite la malizia, sì? La nuova Pescara, quando affronta il tema del processo di fusione, deve essere generosa, paritaria, capace di discernimento, valorizzatrice, altrimenti noi non dureremo, perché dobbiamo prevedere le inefficienze. Ve ne dico una: e se ci fosse un Alberto Sordi tra Pescara, Montesipano e Spoltore che muore e non trova collocazione cimiteriale, perché i posti del cimitero liberi a Spoltore sono stati presi a prestito dai defunti di Pescara, secondo voi questo che tipo di conseguenza genera? La fusione è questo: prevedere, prevenire, ingrandire, liberare energie, immaginando, ed è questo il sogno, il ruolo di Pescara, non come una città che si rifà, diciamo, la pettinatura, ma una città che addirittura nella competizione con le altre città ha uno specifico irripetibile altrove, che fu la ragione per la quale attorno al 3, 4, 500 nacquero delle città in più rispetto alle preesistenti. E questo io l'ho letto studiando la vita dei santi. San Giacomo della Marca, quando fa nascere Montebrandone, 1500, gli dà quel profilo di ambizione, perché diceva: Montebrandone deve avere lo specifico di un'idea della giustizia predittiva affidata ai pacificatori, e non già la giurisdizione dei magistrati, non già affidata alle sentenze, ma prima, cioè il conflitto si risolve prima. Se venite a Montebrandone trovate questa idea della giustizia, se venite a San Miniato trovate un credito e un risparmio e un debito che hanno rispettosità della soglia dell'usura che non può superare l'1% di interesse. Da così nasce San Miniato. Oppure lo sapevate voi che a Campotosto chi assumeva la residenza poteva pescare senza pagare? C'è lo specifico di Pescara, sapete quale deve essere? L'azzeramento delle procedure per chi realizza progetti di impresa. D'Alfonso come ci pensa a questo? Perché nella Repubblica, nella regione urbana di Bruxelles, tu nasci come imprenditore e poi hai 6 mesi di tempo per legittimare e giustificare. L'ho detto anche ieri in Confindustria, nel libro dei 5 Stelle, Terra di Gaia, Casaleggio Padre teorizzava questo. Il processo autorizzativo, lo dico a Dandolo, lo dico a Mario Pollevecchio, ma lo dico anche a Camillo D'Angelo, il processo autorizzativo con la rete, con l'intelligenza artificiale, è immaginabile prestabilirla a monte? La memoria remota ti è data nell'insieme della rete, l'attività istruttoria è lì, l'attività conoscitiva è lì, quindi è immaginabile che uno sappia con quelle caratteristiche dove si può insediare senza chiedere autorizzazioni. Se io faccio l'architetto e ho bisogno di, per esempio, 70 metri quadrati e non so quanti metri cubi, se ho disposto un'area con quelle caratteristiche di compatibilità, tu ti inserisci senza assolutamente fare nulla, anche se devi riadattare, riedificare. A Bruxelles è così. La sede della regione che abbiamo ristrutturato durante la mia presidenza, io non ho avuto bisogno di nessuna autorizzazione. Dopodiché devi andare a fare il controllo a valle, se hai rispettato le regole prestabilite, predittive del piano, allora tu stai a posto, altrimenti sanzioni a più non posso. Pescara si può candidare con questa conformazione ad essere la città dell'azzeramento delle procedure? Guardate che noi siamo la città delle 134 vie con la zona franca urbana del ministro Scajola, purtroppo non l'abbiamo incassata perché venne frantumata in quasi 4 anni di balbuzie, te lo ricordi così? 4 anni di balbuzie, 134 vie, sono 5 milioni di euro di copertura. Ma se ci fosse su questo un allineamento di convenienze, vi cito un ultimo caso, così dimostro che sto studiando non solo il diritto penale. A Genova, nella zona della caduta del ponte, c'è una regola amministrativa che azzera le competenze della logistica, cioè le dogane non hanno competenze.
al Ponte Morandi. È un quartiere che si chiama Oporricello o qualcosa del genere. Addirittura è anche un quartiere amministrativamente autonomo. Hanno fatto misure di convenienza economica, fiscale e amministrativa fino alla zona logistica semplificata, dove cioè le dogane non hanno competenza. Qui c'è Guido Dezio, se lo può andare anche a guardare, è di sicuro a modo di replicare che sto dicendo l'esattamente indiscutibile. E io sogno Pescara così, ma che Pescara nasca come la città nella quale la Cassa di Risparmio regala i libri che nessuno legge, dove gli uffici pubblici, diciamo, trattano con normalità le domande di vita delle imprese e dove il massimo di vitalità e la concessione edilizia per il nuovo costruito. Beh, io penso che per questa idea di città noi non incasseremo nulla. Se invece è Pescara, in questa fusione di competenze, di specializzazioni, io penso che ci sia molto da fare. Io vi ringrazio molto per oggi. Ho fatto i compiti a casa, se sono riuscito a dirvi che vi ringrazio molto perché siete parte significativa di coloro i quali mi hanno sempre sostenuto. Anche quando ero sotto processo ci fu una comunità di persone che mi disse in quei giorni lunghissimi, terribili, non io ti credo fino a prova contraria, perché questo non so, è comune, fa parte dell'ordinario, mi disse io ti credo con la prova contraria, straordinaria, fiducia straordinaria, e non perché si premia la furbizia, e questo mi diede molta responsabilità, quindi vi ringrazio, chiedo scusa a tutti coloro i quali sono stati bersagli di azione giudiziaria e politica a causa mia. Ci sono dei miei collaboratori che hanno dovuto imparare a temere di essere visti. Incredibile. È la storiella che diceva Corneli, chi delitto non ha, la corte non teme, non regge. Perché c'è tutto il pezzo precedente. Cito per esempio il mio amico Ermanno Cetullo, lui è stato un uomo di affari riusciti, siccome ha avuto l'avventura di essere ascoltato al telefono, non so come mai, forse una volta sarà andato a cena con la moglie a mangiare il cosiddetto pesce di Pescara, questa storia ha prodotto un quintale di invidia da parte di chi lo ascoltava, che dice che lui non può andare a mangiare la pizza con la mozzarella e invece c'è quello va tutte le sere a mangiare il pesce. Questa storia davvero mi ha fatto dolore, dispiacere, perché arrivare a questo livello di quantificazione dell'invidia scatena rotoli poi di cattiveria. Lui mi ha detto guarda che non è vero, io al massimo ci vado una volta al mese quando mia moglie mi autorizza, quindi manco questo è vero. Ma perché voglio dire a Cetullo che gli chiedo scusa? Lui faceva affari da morire con i grandi fondi, comprando beni e ricollocandoli. Oggi è la frontiera degli affari della Lombardia, del Lazio, con i cosiddetti NPL, per i beni posti a garanzia. E lui aveva la fortuna, tra la sua esperienza e i suggerimenti di diritto che lui trovava, di essere fiduciario di questo fondo. Da quando è stato giuridicizzato, negli ultimi 6, 7, 8 anni, lui ha perso puntali di opportunità. Perché non è vero che essere giuridicizzati e concludersi a valle con la soluzione poi è pari a patta, non è così. Esci fuori dal giro, non puoi fare perché perdi la fiducia. E questa è la ragione che mi fa dire chiedo scusa a tutti coloro i quali involontariamente io ho danneggiato. E non è giusto, come mi dice mia sorella, che la tua voglia di combattere, di essere guerriero, poi tu la spalmi su persone che invece vogliono una vita tranquilla. Quindi io vi chiedo scusa se, diciamo, vi spalmo vostro malgrado anche la mia voglia di combattimento. Io ho subito una mutazione genetica. Quella frase, assoluzione, è di più di votazione. Quando sento quella frase, assoluzione, è come se fosse, ma d'altra parte Gianfranco Miglio lo spiegava all'università, che in democrazia si è sostituita la spada con il voto. Io
ci ho messo una cosa in più: in democrazia il voto e la soluzione sono il sostituto pieno della spada, perché purtroppo a Pescara c'è stato questo impasto. Io però non posso non chiedere scusa a tutte le persone alle quali ho prodotto dolore, anche dentro la mia famiglia. Io domani, come ogni anno, da 10 anni vado a Leonessa a cercare di calmare i miei bollenti spiriti, ma ho una rabbia addosso, che solo assemblee così contribuiscono a calmarmi. Grazie.